Hanno un amore, va bene, Debbie, va No, ma bene, poi va bene. ho No, me l'amore. ne vado, basta, basta, basta. Ti dedico il mio tiramisù. Piacere. Me del Grego. Meglio. Fanculo. Meglio. Tanto si sente Povero Andrea. Bentornata Maggie, ora ti posso tirarmi su. Tipo Minchia, Donkey Kong, faccio tante di quelle mete. Bricello. Bricello. Preparati ad essere... Vabbè, too late. Joker si unisce alla lotta. Sì, grazie, come iniziare a giocare. Quanto è sono bella molto... lei, ma... Nuovo scenario disponibile, wow. Nuovo brano musicale Mario che piscia. Sì, ho capito che ho comprato Joker, ti prego, fammi giocare. Apro live. Questa qua è quella di Kakeguru, non sbaglio? Sì. Cosa? Aia! Sì, no, stavo dicendo a sì, è la protagonista. Poi c'è la tizia con i capelli biondi, la tizia con i capelli... E comunque d'estetica, quella di Kakeguru è troppo waifu, raga. È bellissima. Ah, ti prego, fammi giocare. Sì, è un po' pazza, però... Vabbè, ma... Oh... Entri in una scuola di scommesse, insomma. Allora, Andre, online? Allora, vai su online. Sì, in fondo. Sulla privacy, ok. È subito dislike. Prima da 3 ore che dice fammi giocare. Minchia, porco dio. Allora, sì, vai su online, poi crea una stanza. Posso mettere l'icona. Vai, sì, ti crei l'icona e tutto. Io ho messo Sonic. Sei gay? Ci ho messo Shadow. Shadow, ragazzi. Vabbè, metto... My metto Kaida perché è buona. Colore, va bene, viola. Vabbè, salvo. Curo, hai rotto il cazzo, che stai fermo? Quindi, mischia? Scusate. Andre. No, scusa. Mischia? Mischia, sì. Ma dopo giochi al gioco che avevo detto quello di Maggie o togli gli oggetti? Perché togli gli oggetti? Vabbè, sono amici, incontro a due giocatori, uno verso uno. Per ore di tempo lascio 2:30. No, fai a vite, fai a vite. A vite? Sì. Come... Ok. Allora, ti 10 minuti a vite, metti quanto vuoi. Cosa? Come scusa? E poi fa prima, impostazioni avanzate, togli... Quante vite vuoi? Chi che ha messo dislike? Vabbè, 3 vanno bene. Tempo 10 minuti. Sì. Poi togli gli spiriti. Aspetta, non so come cazzo si faccia. Vai su Y, fai Y. Salvo. Vabbè, se devi togliere gli spiriti, basta che togli i bambini non vaccinati dalle mamme Novax. Esatto. Mi aspettavo delle risate, siete delle persone orribili, va. Impostazioni avanzate, numero massimo di giocatore 6, scenario a scelta, personalizzato. Vabbè, io ti voglio bene anche se... C'è anche la Loli comunque. Quindi fai Loli? Nuova stanza. Metti stanza a 4. Ma ancora devo finire, ragazzi. Allora, fai 4 giocatori allora. Ok, 4 giocatori. Vite tempo 10 minuti. Fai 4 vite, to. Fai metti 4 vite, to. 4 vite, aspetta. Io focus alla Loli. Io non so giocare. Vabbè, l'hai appena preso. Ma dai, Andrea, non fare lo stronzo, insegna piuttosto alla gente. No, lo so, infatti insegno. Come ho insegnato alla Gella. Infatti allora. Perde sempre. No, sto scherzando, ti dico. In realtà no. Allora, adesso ti insegno a te, Loli, perché a te non ci giochi. Ha chiesto Isa che ci scusiamo. Sarebbero gli oggetti. Maggie, guarda la GIF su... Ah, voglia! I personalizzati sono gli oggetti. A dopo ragazzi, PvP. Personalizzati, aspetta. A dopo. A dopo.
Perché qua mi dice scenario scelta personalizzata. No, no, lei ha detto. Non lo so. Non capivo se parlava con me o se parlava di loro. Ma di che? No, perché ho detto che se ci spostiamo le fa a me, no, però non credo. Aspetta. Perché avevo capito che giocava con loro. L'ho taggata. Can you see the observatory from there? It's over the ridge, just past the window. You want to live near the station in case you need a quick getaway? Something like that. So you and Steven, I'm sensing there's not a lot of love lost there, huh? That's between him, me, and the caves. You're gonna have to explain that one for me. It's nobody else's business. But you seem all right to me. You don't want to worry about that lot in the village. Provided I'm left alone, I'm happy. Steven's the one who likes to be at the center of things. No change there, then. Francis Appleton. You are a bad man. No wonder your sister won't talk to you. Che senso di paura? Magari non ti seguo più. Infatti ieri ha smesso di seguirlo. Si era fermato al mulino e non si muoveva più. In questi casi si dice, ah, sti bug. Adesso si è bloccato. Mi sa che. No, mi sa che per me perché c'avevo 7. Buonanotte. Chi è nata? No, nessuno. Ah. Ho dato buonanotte a qualcuno. Penso il bambino. Anche questo allarme quanto mi fa cagare. Questo allarme mi ricorda i giochi zombie. Adesso si trasforma in disco. Senti. Madonna, che fastidio quando lasciano la porta spalancata. L'ho detto che adesso parte un'invasione zombie. No, io non l'avevo. Ma io l'avevo vista prima andare a sinistra, però tu sento a destra. Mm.
Gensietta la mette. Che buona la schiena. Come hai fatto a perderla di nuovo, Fabio? Ma io ti giuro, io non ho mai avuto di sti problemi alla PlayStation. Sì, sbagliavo strada e cose così, ma la lucetta, anche se andava veloce, non spariva mai. Ma l'hai craccato? Può darsi che sia un bug dovuto al fatto che magari... Che cazzo ne so, è stata corrotta un po' la cosa di gioco, non ho idea. Sta per succedere comunque qualcosa. Non la vedi più la luce? Non ci okay, credo. Però ora c'ha senso questo, non speriamo.
Se invece non c'è niente, io giuro che spacco la tastiera. No, aspetta. Se non c'è niente, spacchiamo la testa a Gabriele. No, povero gatto. Non la testa il computer. Comunque, volevo chiedere a Isa e Debbie se... Tipo, allora, non so come né quando, cose così, perché l'hanno tolto da Netflix. Però volevo vedere con voi uno dei miei film preferiti, che non so se avete mai visto. Si chiama 500 giorni insieme. No. E mi piace un sacco come film. Di cosa parla? Praticamente parla dei 500 giorni che questo ragazzo passa con questa ragazza, ma non tipo che stanno insieme, robe del genere. È una storia un po' diversa dal solito e cose così, e non posso dirvi altro perché ogni cosa è spoiler altrimenti. Però praticamente fa vedere appunto questi giorni, come passano, come va a finire la cosa, robe del genere. E niente, volevo vederlo con voi, perché secondo me potrebbe piacervi. Guarda, il mio stato emotivo in questo momento è completamente rotto, non penso che apprezzerei il film. Vabbè, intendo in questi giorni, credo. Così è un caso. Tutto ciò che c'è di felicità mi sta sul cazzo. Ora ti esce una Kate zombie che ti mangia il cazzo. My name is Frank Jacob Appleton. And if you're listening to this, then maybe Stephen was right. And by sending the planes, he stopped it all getting worse. It's a beautiful morning. I wasn't there when Mary died. I was too scared. So I went to the pub instead. What will be, Frank, she said. And I just want you to face it with me. And I didn't. But I will now. I will face it with you now, Mary. They're coming. Cazzo, non è crollato? Si parlava di bombardamenti, no? Ah, ok, bombardamenti. Sì. Tante, però me quello che c'è sotto lo trovo romanticissimo. Però sì, raga, la conversazione di Lizia alla stazione noi non l'abbiamo sbloccata. Cielo. Ok, no,
coglione che mi si blocca la live. Sta a 360. Quanto cazzo dovrei mettere? 240? Ma stiamo scherzando. Mi brucia l'occhio. So. Physical changes are evident. Although the butterfly burn is now faded, I can clearly see the change in my pores up close. As I record these words, I can feel myself hearing them as if for the first time, as if I'm both speaker and listener simultaneously. I am a scientist. I can only deal with the evidence I have. And this points in one simple direction. It's not in the observatory. Allora forse stiamo... Cioè non era finito il pezzo di Steven, ok?
siamo in 240p. La mia connessione da problemi. Qui il telefono prende il 4G, quindi riesco a guardare tutto in HD. Mi metto a casa, non prendo un cazzo. They close the tunnel. There's no trains. I've put up a sign. The tunnel, Howard. Is it closed? I think so. I don't like it. It's not right at all. Stop whining. It doesn't help anyone. Did you know you're bleeding? Oh, it's this headache. It's just killing me. I haven't had a nosebleed like this since I was a kid. But you've not been to the village? No, I've been here the last couple of days or at home. I've only spoken to Clive at the EMC on the phone. Well, tried to anyway, but with all the crossed lines... But no direct contact with any other people? No, no one. What are you talking about? What's going on? It's the pattern. It's adapted again. It doesn't need direct contact to transfer. It's using the phones! What do you mean, direct contact? Steven! Darling Stephen, I don't know if you ever listen to this. Maybe you've decided to stay with Cade, and I can't blame you for that. Mm-mm. But I can't wait for you either. I've got to think about the baby. And, well, I should have left a long time ago. I've run out of excuses for not leaving now. But I do love you, Stephen. And I hope you find peace one way or another. Oh, there's planes coming. Vabbè, ho pescato tutto. Metti me guai. Troppo facile. Thank you.
is Catherine Collins, recording for posterity. It's all over. I don't know how long I've got. Whatever he did, whatever the planes were carrying, it's burning my lungs. Probably some kind of nerve agent. I suspect it's only exposure to the pattern that has kept me alive this long. I'm making my way to Tower 6. I'm going to fuse the signals from the optical array. I just hope I can make it. Che ormai tutti quanti spariti per mettere di guerra. Daft old bird walking all the way out here for it. You know Charlie would have dropped it off. What, and have that stinking great lorry of his poisoning my birds? He shouldn't be like that. Give me my bird feeder right now. Promise me you'll drop by and see your brother. Megan Holloway, give me... Not a chance. Promise me. It's for your own good, and you know it. You are a shamelessly manipulative and difficult woman. It's no wonder Charlie adores you so much. No wonder I do what? No wonder you never finish what you start. I thought I told you to check the incoming stock orders. Wendy, one bird feeder for you. I'll tell Frank you'll stop by. Charlie, stop mooning around and stick the kettle on. Make yourself useful. Cos'era quello? Appleton! What are you doing here? You thieving bastard. I knew it was you. Listen, take everything you need. But then you have to leave. You don't understand. You can't be near me. Painting these stupid little pictures. Stealing food. You always were a little prick. Please, every second we're in proximity makes it worse. I'm a primary conduit. You're a fucking disgrace. Come here! Don't touch me! Get off! What's going on? Come in here! Lord, Jesus, get over Sam. Us! Thinking you're so much better than the rest of us. No physical you contact. You and your stupid fucking missus. She's it. Better than any of you. Sam. Uh-oh. Sam? Meg, please. Don't come near me. Meg. Charlie. Meg, wait. Don't touch me. Meg, please, you have to understand. It was an accident. Let go. Let's just go. Charlie. You have to understand, it was an accident. Just leave him. Leave him! What have you done, Appleton, you bastard? Come on, Charlie, let's Beg, just get Charlie, out of here! Please! Guarda, ce l'ho mai visto? C'erano le fasce. Penso che sia il portatore primario insieme a Kate di questa cosa, perché entrambi stavano studiando robe e infatti Kate in una telefonata o radio appunto dice che i calcoli sono di Steven, quindi
E poi in un'altra registrazione comunque Steven dice a Kate che è colpa loro se questa cosa è qui adesso. When I was a kid, my dad found a fox. It had been hit by a car and couldn't walk anymore. My mum went spare, of course, made him keep it in the shed. He was already slipping away from us then. He spent hours with that fox, telling it all about Italy and the villages they bombed there. I was jealous, I think. But the fox got more of my dad than I did. But it was dying, that was clear. So one day, I snuck out, took it a sandwich for food. I was only 8. When it bit me, I remember the anger, the shock, the hurt. Running in, screaming from the garden, my mum panicking about rabies. My dad beat it to death with a spade. I found him crying. I'd done it, Ken, son. That's what he said. I'd done it, Ken, it was hurting you. That's just a poor, dumb, dying animal. It doesn't know it's hurting us. Di certo ucciderlo, Christ help us, it's left the valley. It's everywhere now. Un bel colpo di fucile sarebbe stato. It's been 3 hours since the planes went over. I haven't been able to reach anyone on the shortwave. I'm beginning to think I may have made a terrible miscalculation. Mi sa che sono di Steven. Mi sa che adesso inizia la parte di Kate. Non vorrei dire una cazzo. Switchy. Black Rover. Thank you.
You understand me, don't you? There's no one left. Just me. You know what this is? What I'm gonna do? You want light? Fine. I'll give you light. After me, there's no one. You'll be all alone again. Forever. Like before. You've taken everyone I've ever loved from me. You've made me do things I never even thought I was capable of. But if you think I'm coming with you... Kate? Wait. Stop. Sì. Aia. Gabbo, io non consiglio giochi brutti, Smetti. Mi sa che si è dato fuoco e forse la luce l'ha fatto sparire o subito dopo o roba del genere. This is Catherine Collins. E comunque è caduto il sacco. I don't know if anyone will ever hear this. We're Catherine Collins. It's all over. I'm the only one left. Ormai siamo quasi alla fine, ragazzoni. Siamo davanti al seguito. Siamo dentro l'osservatorio. Questa è la torre 1. Non lo so. Il cancello è aperto, quindi mi sa che devo andare. Guarda quanti calcoli a terra. On the plane, Stephen leaned across me and pointed out the window. Down there, he said. That's home. But all I saw were patches of color. I don't think until this moment that I understood that one could contain the other so completely. Se vogliamo usare queste parole, insomma. I watched a butterfly dancing in a strip of sunlight. All of its life contained in a single day. The blink of an eye between the ebb of the darkening tide. Lying there with the pattern curled around me, I saw the inevitability. The necessity of presence born from absence. The constant unfolding. Ma anche sulla mappa c'erano delle farfalle disegnate su alcune porte. Anche proprio su una mappa, se non erro dalle parti del mulino, c'era proprio una mappa con delle zone segnate con delle farfalle.
Che spavento, Gab. Che solo Gab può ricevere chiamate queste. Solo Gab può ricevere chiamate. Non è uno youtuber professionista. Giusto. In Curve of Emery. Arrivo subito. Vabbè. No, cos'è che lui? Li appesi malamente. Sì, sì. Non sono youtuber. Aspetta, deve Maggie in bagno. Comunque sei strano. Sei stanco? No, strano. No. Per ricevere chiamato a questo. Sì. Pensa che l'altro gioco che Semmy te lo darà, insomma. È bellissimo, la trama è tristissima. Tanto per cambiare. Esatto. Però è bella. Felice. Però la cosa bella è che l'intero gioco italiano. Questo è bello. Insomma, non darne fieri, anche se è triste la trama. Ah, sì, se trovo la faccia, aspetta. Rieccomi. Avete visto la foto che ho mandato in muti? Probabilmente. Sì. Traffic light. Stop. Che freddo. Vabbè, me ne cerco anch'io, visto che sto in t-shirt e pantaloncini, però sono... I know it didn't mean to hurt any of them. I try and explain why Lizzie tried to leave with her child and why it was wrong to stop her. I try and explain that much of what it did was wrong. It shows me Stephen and Lizzie together. And I'm happy for them. Frank walks his fields with Mary. Wendy and Edward nest together in the orchards of their love. Jeremy lies at peace with his God at last. All of them are happy because they are together. I understand it better now. It is a collector of time. Of butterflies. Mm-hmm.
sembra come se lo guardasse in quel momento, come se lo guardasse in un futuro, come se guardasse come se guardasse tutti felici, sereni, cose così. E anche come se risolvesse le questioni irrisolte. Appunto, gente che magari aveva discusso o che stava passando un periodo di merda, cose così, che si è riappacificata. Jeremy, appunto, che ha fatto pace con il suo dio, appunto. È come se, appunto, questa luce fosse appunto quel qualcosa di biblico, quindi come se lei stesse vedendo in un mondo che viene praticamente dopo, e che contiene praticamente tutte queste persone che sono state prese, tutte quante in pace adesso. Beh, ha preso ispirazione comunque dal rapimento, quindi si è preso ispirazione, comunque ne denoto che non sia una cosa cattiva, perché nella Bibbia il rapimento non è una cosa brutta. I watched the pattern lean in and time slowed almost nothing. I saw the flame leap from Stephen's hand and the moment hang in the air forever. I watched his face. And in the last second, I almost believe he saw me. He wasn't frightened or angry. I remember his expression, just like I remember it from the first time, early that morning when he woke and, still half sleeping, said, God, I love you. And I loved him as he entered the fire. And I let him go, knowing I wasn't ready to join him. Entrato nel fuoco. We have held time to ourselves here in this place. Held the light to the ground because we were afraid of the coming dark. But now we understand that to cling to the light is not living. I've spent my life watching the illumination from a million dead stars reaching for me without grasping this meaning. The light we cast transcends our death. The pattern made by our living creates a bridge across the dark. Questa è la torre 4. Che bella canzone. La musica, madonna. It reaches out from the shadow of the tower, across the observatory, over the valley, and consumes the world. Everything is light now. Everything has come to rest. The world is scored by the traces we carved into it. Our presence is everywhere, the bridge joining our stories. This world existed before we came to it, and it will continue without us. In the empty fields and houses, our traces radiate, and others will come to dance in the light we cast. We can slip away gently, unafraid, knowing that everything will continue. Sì, perché appunto cercava di collegare le torri, nel frattempo si faceva tutti i calcoli, appunto.
comunque penso che le scomparse più tristi siano state quelle di Rachel, Lizzie e Steven. Perché poi prima di prendere fuoco praticamente rivede Kate nella luce e... The end is coming now. I'm not afraid. We have each other. We lived apart from them. We understand now our failure to touch, to belong. But it doesn't matter anymore. Everybody is gone, and we will join them. We are born apart, driftwood on the banks of an endless dark ocean, and we will be carried away by the swell soon enough. But in between, in the single day of living, that dancing in a strip of sunlight, we can find what we miss. The love that makes us whole. The imminence. Everybody found their other. This pattern is mine. Spero vi sia piaciuto. È stato veramente bello. Però non si sa. Ho tipo le lacrime. Si muoveva la visuale, insomma, perché si sentivano pure i passi. Ma no, nel senso che eri tu che muovevi il personaggio, perché sentivi anche il rumore dei passi, non è che in realtà eri un'entità fluttuante, sentivi i passi. Sì, questo sì, ma questo non l'hanno mai spiegato. Penso sia semplicemente un soggetto X che ti porta a esplorare. Cioè, penso che sia semplicemente te che appunto ricostruisci la storia. Non si è mai parlato di quel personaggio che usi tu, appunto. Si è parlato sempre soltanto di tutti gli altri. E appunto, visto che si è capito comunque bene o male quasi tutto, vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro nell'esplorazione, perché ha preso, secondo me, tutte le radio e tutti i telefoni che ha preso. Maiale, hai preso tutto. Come il fatto che poi lei nella cioè in una delle ultime registrazioni appunto dice: tizio stava con quello, tizio stava con quell'altro, sono tutti felici e cose così. Poi invece nell'ultima registrazione ha parlato di ognuno ha una propria metà, e poi ha parlato del fatto che la luce è la sua metà e poi sparisce. E non a caso è l'unica che si è interessata a tal punto da rimanere nell'osservatorio e cose del genere. È l'unica che, cioè tutti gli altri sono stati comunque presi dalla luce. Lei, oltre ad essere stata presa, è stata anche in cui è stata fra virgolette. Quindi vuol dire che c'era davvero un qualche legame con la luce. E questo penso che si sia scaturito anche dal fatto che appunto lei e Steven stavano facendo appunto queste ricerche, robe del genere. E infatti Steven dice che è colpa nostra se adesso c'è questa cosa. Però secondo me, grazie ai calcoli di Steven, Kate è riuscita a fare qualcosa che in un qualche modo ha appunto fatto arrivare lì quella luce. E poi per questo lei è riuscita in qualche modo a unirsi a essa. Questo almeno è quello che ho pensato io. Vabbè, che poi Kate in illustrazione diceva che si era diffusa in tutto il mondo questa luce. Perché pat pat per non farla stare male. Beh, considera che Steven
con lui, con lei che amava, cioè si è ritrovata fregata perché è andato con Lizzy, povera Crista, dici vabbè. Lascia che almeno la luce, dai. Esatto, cioè povera Crista. Mamma mia, Gab, già ti piacciono proprio i finali brutti, insomma. Non che questo sia un finale bello, tutti i finali praticamente sono stati brutti, cazzo. Perfetto. Però appunto, ripeto, nonostante anche questo di Kate, secondo me quelli più toccanti in assoluto sono stati appunto Rachel, Lizzy e Steven. Soprattutto Steven, appunto, sì. Che ragazzo ricercato. Che youtuber poco serio. Comunque quella che hai scritto in chat Mutisa è quella citazione che sì, è cosa viene fuori collegando tutti i numeri e tutti i vari. Ovviamente va interpretata perché è appunto una cosa molto poetica, personale, sempre. Esatto, ha più interpretazione. Però sì, ci sta molto perché... Sì, diciamo che è comunque una frase deludente, nel senso che magari ti metti a codificare, a seguire tutti i cosi, viene fuori un'interpretazione che già trovi nel gioco. Esatto, questa sì. Soltanto che comunque come specie di easter egg mi è piaciuto, anche perché io questa cosa dei numeri quando l'ho giocato non l'avevo fatta, anche se l'avevo fatto più run e cose così. Avevo, se non erro, notato comunque questa cosa dei 6. Ma non avevo mai cercato appunto i numeri, che cosa potessero significare, roba del genere. Però devo dire che comunque come gioco, per mio parere ovviamente, lo trovo un capolavoro, perché cioè, non lo so, anche se comunque ti ha detto tutto, anche se comunque hai sentito tutto, hai letto tutto e cose così, hai visto tutto, ti lascia comunque quella libera interpretazione che mi piace un sacco, quella cosa del quel dubbio ti rimarrà sempre. Di che cazzo è sta luce e cose così. Però allo stesso tempo comunque ti spiega, ti dà modo di vederla come più ti fa sentire meglio, come ti sembra più sensata la cosa. Quindi lui praticamente, il gioco ti dà la storia, ti dà l'input, ti dà tutto quanto, però automaticamente ti dà anche libertà per quanto riguarda l'interpretazione. Questa è la cosa che quindi l'hanno interpretata appunto come una cosa simile alla Bibbia, insomma simile all'Apocalisse, cose così. Altri l'hanno interpretata come una cosa semplicemente scoperta da Kate, che appunto ha preso queste persone. Altri ancora l'hanno visto tipo Ivo di Futurama, non so se vi ricordate la puntata del cervellone, quello lì che prendeva le persone, il tentacolo. Ah, ok, sì. Alcuni l'hanno interpretata tipo quella, perché anche Ivo cercava di trovare la metà, soltanto che Ivo, la metà era lui, e poi altre persone. Però comunque alcuni hanno interpretato questa luce anche come questo Ivo. Cioè ho conosciuto gente che mi ha dato anche questa spiegazione, io un punto di vista, interessante, non la pensavo la stessa maniera, ma è un punto di vista. Ti ho consigliato un brutto gioco, sei rimasto contento di aver ascoltato il mio consiglio. Ah, questa mi fa molto piacere. Con le lacrime virili, sei stato il tuo consiglio.
io sono la prima che ha reputato Steven uno stronzo, ma porca puttana, la prima volta che l'ho giocato ci ho pianto come una figlia di puttana. L'altro che mi aveva fatto un po' piangere, cioè appunto quelle che ho detto prima mi hanno fatto un po' piangere, ma stranamente al secondo posto ci metto Rachel, perché alla prima run che ho fatto appunto, anzi alle prime run che ho fatto, Rachel è quella che mi ha fatto piangere, perché appunto tu vedi questa ragazzina comunque piccola che si ritrova ad affrontare ste robe, e in più in tutto sto ambaradam si ritrova a prendersi cura anche di questi bambini, e poi gente che sparisce, gente che se la prende con le cose così, perché è una ragazzina e poi alla fine sparisce. Ha detto figa, cioè bel gioco. Non l'ho visto tanto su YouTube, però magari perché era un gioco molto fanservice. Ma la combinazione, eccola, l'hanno messa la combinazione. Forse tutti quelli che di cui si parla nel gioco, perché appunto nel gioco si parla di questi numeri, forse sono quelli. Sono molto contenta, infatti questo qui è uno dei miei giochi preferiti. Esatto. Oh, aspetta, fermo così. Se stai spiando, Dante. Vuole salutare. Ecco, lo sapevo. Oh, ma ti riconoscerà certo con quel nome. Leggo la chat. Esatto. Ma il fatto che, come ti avevo detto appunto, come ti avevo parlato di questa cosa, te l'avevo accennata, mi piace come sono riusciti a a farti affezionare ai personaggi. Ha fatto fisico, di certo ha fatto la sua gran parte, insomma, per farsi piacere come personaggio. Lo stesso anche Nathan, perché se non si fosse vista la faccia, probabilmente molta più gente l'avrebbe reputato uno stronzo. Ok? E invece tipo comunque il fatto che, oltre al fatto che comunque aveva le sue ragioni fra virgolette, ma anche il fatto che comunque la faccia, che tu dici è Nathan, oh è così tenero e cose così, ha fatto la sua parte nel farsi piacere, insomma. Per questo io dico che se questo gioco è arrivato a farti affezionare e dispiacere, anche compenetrare nelle storie dei personaggi in questione senza farti vedere come sono fatti, secondo me è un'ottima cosa. Anche secondo me. Purtroppo giochi così in realtà non vengono venduti. Sì, non piacciono a molti. Infatti questo qui l'hanno dato gratis un anno sul PlayStation Network. Non sono giochi dove spari a caso e basta. Esatto. Perché non mi hai giocato. Esattamente. The Last of Us. Sì, io sì. Oh, bravo. Infatti sono molto curiosa del 2. E se mi hanno ucciso ciò, è il giuro che mi incazzo. Figli di puttana. Veramente. C'è davvero. È stato un po' egoista lui, però un pochino, però mi è piaciuto come personaggio comunque. Esatto, sì, bellissimo. Io ho comprato la Play solo per giocare al secondo. Ma non è ancora uscito. Esatto, voglio vedere se preso... esce sulla Play 5 che cosa fai. Ma sai cosa? No, più che altro che l'avevano annunciato nel 2016. Mm-hmm.
E sono 3 anni, cazzo. Beh, noi poveri fan di Final Fantasy. Final Fantasy 15 l'abbiamo dovuto aspettare per 10 anni, se non erro. Sì. È uscito anche il trailer di Final Fantasy 16. Davvero? Mm-hmm. Che poi Debbie, io ti dico, è uscito un sacco di tempo fa ed è bellissimo. Ah sì, io non l'ho ancora visto, poi vi do una cosa. E poi Debbie, ti faccio capire quanto siamo mai una gioia, noi fan, anzi quanto siamo stati anche mai una gioia noi fan di Final Fantasy. Perché oltre a schiaffarci in ogni cazzo di Final Fantasy, il finale, che deve avere sempre quella minima parte mai una gioia che ti fa piangere come un bastardo, c'è anche il fatto che per Final Fantasy XV non solo abbiamo aspettato appunto i nostri bei 10 anni, ma nel corso degli anni, prima doveva uscire per PlayStation 3, doveva chiamarsi Final Fantasy Versus 13 e doveva appartenere alla stessa Fabula Nova Crystallis, cioè praticamente alla stessa storia, più o meno, della trilogia del 13. Quindi tu ti aspetti una cosa, così così, nei primi trailer addirittura vedi Noctis, che sta nel palazzo, poi si vede la dea Etro, addirittura, che è una dea che sta appunto in Final Fantasy 13. Poi vedi la ragazza che non è Luna Freya, ma si chiama Stella. E in e poi vedi, se non erro, o Ignis o Gladio, però comunque fatti in maniera un po' diversa. E tu dici, wow, sembra figo come gioco! No, l'hanno sempre posticipato, sempre posticipato, sempre posticipato. Hanno cambiato tutto, tutto, storia, tutto quanto, perché poi l'hanno chiamato Final Fantasy XV, non ha più avuto a che fare con Final Fantasy XIII, hanno cambiato anche i personaggi e tutto quanto, perché quella povera Stella, Dio Cristo, cioè, non esiste più, adesso c'è Luna Freya, non che la cosa mi dispiace perché è l'amorino mio, Luna Freya. E appunto hanno cambiato praticamente tutto. Soltanto che sai qual è stata la bastardata? Perché poi quando hanno detto, no dai, stavolta non vi trolliamo, esce tot giorno, io e mio fratello lì tipo, oh mio Dio, non vedo l'ora, oh mio Dio, fai preordine. L'abbiamo preordinato, mancavano pochi giorni, posticipano di un mese. Cazzo. Abbiamo le ultime cosucce da rifinire. Tu sei tipo morite, va bene, morite. Ok. E beh, sinceramente ancora un mese. E poi finalmente hai il gioco. Gabbo, metti play. È molto figa la scena fuori. Ma è un trailer ufficiale oppure no? Sì, sì. È uscito già da... In realtà è uscito già da un bel po', però non avevano messo il 9. Poi è già fuori che sarebbe fare quanti stage questo. Però così la grafica non sembra niente male, cioè... Cazzo. Vabbè, tralasciando il fatto che io la sto vedendo in questo modo... Madonna, ste maschere inquietantissime. Dici? Oh mio Dio, ma cosa sono? Con l'amigdala di Bloodborne, che aborto uscirebbe secondo te? Perché lei è la protagonista.
prego Gab, non c'è di più. Mi fa sempre piacere renderti partecipe dei miei tricomentari. Dei sui traumi. Vabbè, tanto con tutti i sogni strani che faccio questa cosa è normalissima. Però spero di non sognarlo l'incrocio, perché altrimenti davvero mi rimango traumatizzata. Comunque più che altro mi sembra molto diverso dai soliti Final Fantasy, quindi mi fa strano che effettivamente sia un probabile Final Fantasy 16. Non lo so, però la magia cristallosa ricorda anche Final Fantasy 13. Sì, questo sì. E anche questa scena mi sa molto di Vanille Fang. Ed è meglio se non penso a Vanille Fang, altrimenti mi partono i fils. Sì, però toglietele di mezzo quelle maschere dal progetto, vi supplico. Mettete che cazzo sono, maschere da panda, no? Da Moguri! Le maschere da Moguri. Dai, il gatto che è, salute. No, quello è ciclo. Oh. Scusa. Nei Final Fantasy deve esserci sempre l'eterocromia, perché altrimenti non sono contenti. Questa è la cosa. Oh sì. Ma Yuna rimarrà sempre la waifu numero uno con l'eterocromia. Non hai capito perché gli occhi di Yuna, tipicamente l'occhio verde, che è quello al bed, non dovrebbe avere i cerchi ombre. Non lo saprei. Come trailer sì, è figo. Che questa protagonista mi sa sempre un po' di Lightning, stile senza cuore, assassino, nemmeno. Sì, è bello, però è bello avere personaggi differenti anche ogni tanto. Sì, che altro un po' apatica, ecco. Vabbè, però Lightning comunque ci sta, il suo carattere che si evolve. Se ne guarda in Final Fantasy, c'è sempre stato il protagonista con un carattere totalmente diverso rispetto agli altri Final Fantasy. Esatto. Vabbè, Tidus di Final Fantasy X è il protagonista, secondo me, uno dei più allegri che esistano, perché... Vabbè, perché Ghidan, allora, del nome. Sì, esatto. Il marpione. Che poi non ho mai capito come si pronunci, perché, tipo, vedi un video di Orion che dicono che si pronunci Gidan. Altri fanno battute perché, Gidan come il calciatore, vaffanculo. Quindi... Quale? Quello di Final Fantasy 9? Gidan? Io lo chiamo Gidan. Oh mio Dio, un verme! Aspetta, figlio di puttana, figlio di puttana. Io lo chiamo Gidan. Come se i giapponesi sono in classe. Infatti. Ma il fatto che c'è scritto così, ma molti dicono che che si pronuncia con la G iniziale, quindi... Io ne sarei stata fiera, visto che comunque... Allora, Final Fantasy 9 purtroppo non l'ho giocato, neanche mio fratello, ho visto qualche gameplay, quindi ne so pochissimo. Però da quel che ho visto, comunque Gidan non è affatto male come personaggio, quindi... Beh... Ti dicono che Hope si chiama come te, allora posso dirti vabbè, c'hai ragione, un personaggio un po' così, un po' senza pricio, quindi ok, ti do ragione, ma invece comunque Gidan è un personaggio carino. Gab, senti, poi bisogna di mettersi online. Per non farti sgamare da me. Così potevi startene per i cazzi tuoi senza averti in chiamata. Bello!
Last Day of June. Sì, io lo metterei, soltanto che non mi va di deprimermi ancora stasera, quindi al massimo facciamo qualcos'altro, perché appunto Last Day of June Debbie l'ha già visto. Cioè, io piango ogni volta. Tra l'altro gli avevi promesso Sekai per oggi. E il gioco di Sekai. Non puoi attaccare il joypad della PlayStation 4 al computer. E gli dà problemi. Che palle. Seguirò merda! Gioco Fallout. Ah, ok. Forse è per questo. In effetti. Che schifo gli spoiler di Game of Thrones, fanculo. Ormai si vede praticamente tutto ciò che accade nelle puntate per colpa di Facebook e Instagram. Morite. Io nel dubbio non vado né in un sito né. E su Instagram c'è solo questo link. Morì. Che duro. Ma l'hai comprato o l'hai... L'ho craccato. C'è una soluzione, sicuramente c'è. Trova la soluzione. Che palle. Il Cristoforo Colombo. Il maiale. Io credo in te, sono. Non che sia già messo tutto. Who
Comunque, siccome forse se lo prende mio fratello Sekiro, io non guardo. Ok. Non voglio spoilerarmi. Scusate, era uno sbadiglio più che normale. Cioè? Mi chiedo meno alle 6:30 di svegliare. Sì. Sarebbe? Però... Eh? No! Ha avviato un sacco la Wake. Non ho già sentito la Wake. Sono depresa, stavo per ottenere la medaglietta con la lì di Pasqua su uno, ma mi hanno tolto l'evento, figli di puttana. Io volevo giocato, l'uccidere. Ma ha avviato un sacco. Alla Wake. Sì. Mi sembrava Giacomo, di alto Giovanni e Giacomo. Come cazzo si esce da questo? Come cazzo di quella strada tra l'altro per il muro che c'era prima? Ah, è un gioco horror. Ah, ok, è vero, che lo... Il tale Al. Beh, uno youtuber. Torna indietro, se metto. Corri viva, ma... Potremmo guardare anche l'episodio di cioè, dentro la luce, non che c'era questa luce. Sabrina. Cosa? Che ci potremmo guardare l'episodio di Sabrina. Fammi abbassare io sto uno di merda che non capisco un cazzo. Sì, devo rispondere. Torna indietro, guarda. Torna indietro. Vai avanti, vai avanti. No, non vai avanti. Vai avanti, vai avanti. Ecco, ora salto. Dovresti ascoltarmi più spesso, lo sai. Siamo quattro. Cosa vorresti dire con questo? È vero, infatti me l'hanno detto che è la... non ci do. Però un'ambientazione così samurai, fa tanto più.
Lo shinobi in fondo al pozzo. Non l'abbiamo incatenato né legato in nessun modo. La cosa non vi preoccupa. Per nulla. Non solo è disarmato. Ha perso ogni volontà di vivere. È solo un codardo. Non merita la nostra attenzione. C'è proprio doppiaggio alla strada. Oggi la luna splende luminosa sulla torre della luna. Forse l'erede divino approfitterà di quella luce per leggere. Forse, ma incarcerare un bambino... Poveretto, mi fa pena. Davvero. Ma Lord Genichiro avrà di certo le sue ragioni. Oggi la luna splende luminosa... Forse, ma incarcerare... Davvero. Make better, but they don't. La porta della torre della luna è chiusa, vero? Hai controllato? È chiusa senz'altro, ma nessuno ha riparato il buco nel muro. Quello? Non ti preoccupare. Da sull'orlo del precipizio, nessuno può entrare da lì. Don't stop now. Capito, già una strada io lassù. Precipizio, lascia. Madonna, anziché Rodolfo aveva letto pedofilo. Ma cosa che... Porca troia! Mi ricorda Assassin's Creed 1? A te no? A me ricorda i primi Assassin's Creed che si suicidava a caso perché tu dicevi vai su, invece si buttava giù dal palazzo e tu sei tipo comandi di merda. Che belli gli Assassin's Creed. Dio, sei rischiato. Ok, dai. Le famosissime parole non dovrei morire. Vabbè, era un ragazzo, vado a vedere che stanno facendo di là. Sì. Ok. Era un salvagente prova di gatto. Salvagente a prova di gatto. Thank you.
Che ore sono? Che sono mezzanotte. Hai fatto bene a venire. È passato troppo tempo, Lupo. Sono qui per liberarvi, mio signore. Beh, allora... Ma è maschio. What? Alza la testa. Kusabimaru, la tua spada. Buon shinobi. Secondo il patto di fedeltà con il tuo signore, dedicherai la tua vita a servirmi. E non riesce più a riflettere razionalmente, non ho pensato disarte. Come ordinate. Vero, dai. Bastardo. Quanto sei stronzo. A parte il fatto che sei già morto una volta. D'altronde è ciò che si merita. Dice sempre così. Lupo fedele. Vedo che sei ferito. Non ti ricordi male della persona. Ho qualcosa che potrebbe aiutarti. Una fiaschetta speciale con delle acque medicinali. Usala per curare le tue ferite. Oh, sì. Mio sire. Dunque, sei stato ferito gravemente. In seguito. In seguito a cosa? Non ricordi quella notte? No. No, ne parleremo più tardi. Ora, dobbiamo fuggire dal castello Ashina. Come vuoi? C'è un passaggio segreto sotto il ponte del fossato che ci metterà fuori dal castello. È palesemente una voce da femmina. Ti chiedo di trovare quel passaggio segreto. Dopo averlo trovato, dammi un segnale con un fischio. Sai, come eri solito fare tanto tempo fa. Ti raggiungerò appena lo sento. Io preferisco sempre l'origine. La mia vita. Comando capriolo. Distrugge. Perché sei? Guarda, e l'altro è impassibile. Mi sta distruggendo casa. Perché non guardare? Te l'ho messo io il like, cretino. Io te l'ho messo in dislike. Bravo, la mettiti per l'uovo, non ringraziare. Ma è tutto stronzo. Dovrei smettere di parlare con te. Troppo. Devi lasciar guarire le tue ferite. Dai, due pari così. Non mi ascolto niente. Thank you.
questo segno. Da quanto è che sei qua con noi? Mi è arrivato da poco. Ah, vedi, ha messo lei il dito. Sono le mie coprione. Ma tu ti sei scordato. Infatti. Appunto, quindi tecnicamente ti sei scordato, comincia da qua. Sento gli specchi, eccetera. Guarda Lori, con persone come Gab è anche inutile che ci litighi fuori, tanto ti ignora, non vale niente. Sì. Sì, tu mi ignori sempre. Ti avrò detto almeno 6 cose e non hai risposto nessuna di queste. Niente. Sono abituata a essere ignorata. Loli, come i capelli? Vado in bagno. Colore. Ok. Ok. Più gialli. Okay.
ce lo fai a commentare in live? No, dicevo Loli se ce la fa a commentare in live. Non riesco, non lo farò. Come ti trovi a proposito? Fammi anche tu il medico. Dice Loli,
Penso sia quando la tua contro la tua spada può sostenere di essere colpita quando stai in guardia. Nel senso che quando raggiunge il massimo, automaticamente la metti giù e smetti di essere in guardia. È un modo per prevenire di stare perennemente in guardia. Credo. Come la barra della stamina, sì. Praticamente devi coprirla per un posto perché non riesco a non faccio più. Spero che la trovo qui. E dovresti coprire il posto senza aspettare che ti attacchi. Guarda come ci ha fatto la polpa. Sì. E guarda, non penso neanche che ci debba aspettare che ti attacchi lì per forza, tanto ci metto un po' prima di attaccare. Che puoi tranquillamente attaccare, perché comunque ci metto un po' prima di sferrare un attacco, quindi... Che cos'è stato?
ho capito. Penso di andare a dormire io. Penso di andare a nanna. Ci sentiamo domani. Buonanotte, Teppi. Hai veramente poca vita. Scusa, destra. Ricordi che però devi fare poi il boss. Ah, ok. Ma forse è fatto.
Hai presente il passaggio segreto in fondo al fossato, sotto questo ponte? Che hanno ordinato di sorvegliarlo. Stanno rinforzando la sicurezza. La guerra ormai è alle porte. Lupo, l'hai trovato. Ora andiamocene da questo posto. Sì, sire. E pensare che questo è l'unico modo. Sfuggire a quella linea di sangue è l'unica soluzione. Dove andremo quando saremo lontani dal castello? Suppongo che la prima cosa da fare sia varcare il confine di Ashina. O forse dovremmo nasconderci. Tu cosa faresti? Qualunque cosa desideriate. Qualunque cosa io desideri? Questo è il lupo che conosco. Sire. Oh, nulla. Stavo solo ricordando. Andiamo allora. Erede divino. Non ci incontriamo dal funerale di tuo zio. Lord Genichiro. Io. Grazie. Lasciate fare a me. E così il nobile Shinobi si mette sul nostro cammino. Sei davanti a Genichiro Ashina. Tutto qui quello che sa fare uno shinobi. L'erede divino verrà con me.
cos'è questo? Vedo che ti sei svegliato. Pare che la morte non sia il tuo fato, almeno per ora. Qual è il tuo nome? I tuoi occhi, gli occhi di un lupo che ha fallito nei suoi doveri. O così mi appaiono. Non è un tuo problema. Parli come un vero shinobi. Devo scolpire Buddha. Tu fai quello che vuoi. Come sono arrivato qua? Ti ho soltanto trascinato qui. Non sapevo nemmeno se stessi trascinando un cadavere. Non potevo lasciarti in pasto ai cani selvatici. Per quanto ho dormito? È passato del tempo da quando ti ho trovato. Capisco. Comunque, il tuo signore è ancora vivo. È prigioniero al castello Ashina. Presto sfrutteranno il suo sangue. Così, a occhio, mi sembri uno che apprezza il suo valore. È passato del tempo. Il mio braccio. Cosa mi hai fatto? La protesi shinobi. È così che chiamo una zanna adatta a un lupo con un braccio solo. Inutile per scolpire un Buddha, però. Puoi tenerla tu. Protesi shinobi? Non è un semplice ricambio per il braccio che hai perso. Vieni da me se trovi degli strumenti da shinobi. Strumenti shinobi? Capisco. Per questo dispositivo. Capisci in fretta. Se mi porti degli strumenti da shinobi, troverò il modo di adattarli alla tua protesi. Così imparerai ad apprezzarla. Ho detto troppo. Ora va. Cosa intendevi quando hai detto che avrebbero sfruttato il suo sangue? Non so molto sul suo... Che devi imparare ad apprezzarlo. Se non che il retaggio del drago. È un tipo particolare di sangue a portare quel nome. E quel sangue scorre nelle vene del tuo signore. Quindi l'erede divino? Qualcuno lo sta cercando. Forse le stranezze che stanno succedendo al tuo corpo... Vabbè, masticarcelo, Oli. L'Oli apprezza la figa, tu non hai la figa. Sei un tipo strano. Altri visitatori singolari sono venuti in visita al tempio. Ce n'è uno nella radura alla destra del cancello per uscire dall'area del tempio. Due strani in strane circostanze. Potreste andare d'accordo? Sì. Allora, Loli, l'altra sera stavamo scherzando tutti insieme, c'era pure Gab, e ci stavamo scambiando tutti quanti i selfie stupidi. Così ho detto, boh, ne mando uno pure a Gab, così non si sente scuso. E sto cretino non ha mai visualizzato il messaggio. Sarà andato a letto. Mi ha risposto il giorno dopo, oh, scusa, non l'avevo visto. Buongiorno. Cioè. Mi sarebbe dato un momento prima che tornassi a dormire. Le notifiche non ti arrivano. Dillo che non volevi aprirlo. Quello non è mio, che non volevi aprire. Tagliato dal vero scultore. Quando ho fatto una cosa carina per questa cagnetta. Sì, un sacco di domande. Io ti voglio male, se tu mi vuoi. Wow, sono diventata il suo. Che schifo.
armi. Sinistra. Quella è la destra. Non ti ho mai visto prima. Come ti chiami? Non vuoi dirlo. Hai l'aria di un abile shinobi, però. Uno shinobi o forse... Signore, esaudisci la mia umile richiesta. Affrontami in battaglia. Ancora vivo, come pensavo. La tua abilità con la spada era davvero ammirevole. In pochi mi hanno ucciso con tale perizia. Che cosa sei? Qualcuno mi chiama senza morte. Altri posseduto. Non posso morire. Sono... e basta. E tu? Cosa ti porta in un tempio in rovina come questo? A quanto pare hai parecchi pensieri. Senti, perché non mi sfrutti per allenarti con la spada? Potrebbe tornarti utile per la tua missione, quale che sia. Un corpo caldo che non può morire può esserti utile. Ti offro il mio. Ebbene? Molto bene. Allora... cominciamo. Dicono che sguainare la spada sia una buona cura per la noia. Hai notato? Questo tempio attrae chi non sa dove altro andare. Rientro sicuramente in questa descrizione. E sarà per questo che di tanto in tanto si trovano cose molto interessanti nella cassetta delle offerte. Questo tempio attrae chi non rientro se esita. Torna quando vuoi. Se vuoi provare nuove tecniche, sono a disposizione. Oh, mi sa che puoi imparare anche nuove tecniche. Ah, sei tu. Se vuoi... sarò io il tuo avversario. Dice no, li ha buttati, se ci siete ancora. Troppo cauto negli attacchi. Sei troppo difensivo. Mi sembra non per lo scudo devi dare mazzate su mazzate.
Maria. Torna quando vuoi. Se vuoi provare nuove tecniche. Non c'è solo strategia, ma anche tanta tecnica. Avevo letto Wong. Esatto. Oh, il confettino. Roba gialla. Guarda, poi il comando.
Era quelli bottini, dovrebbe essere E. Minchia capo, cosa faresti senza di me? Adesso ci puoi andare dal tetto. C'è un minimo di gerarchia. Guarda. Non era cotto il bottino. Sonetto. Come si è distratto. Cosa dovrebbero fare? Oh, sono tempi di guerra, oh. Cioè. Dovrebbe esserci solidarietà tra cani. No, perché lui si chiama Lupo, cosa hai capito? Sei sempre pronto a capire male, sempre. Quanto sei cattivo. Mamma mia. Eppure sono molto diretta, non c'è nessuna interpretazione delle mie parole. Guarda! Non andrei mai a fanculo con te. Neanche se se lo merita. Non ti ho mai mandato a fanculo. Thank you.
protesi. Pensavo il tizio col braccio finto. Sei davvero resuscitato dalla morte. Il potere del sangue del drago. Non avrei mai creduto di vederlo con i miei occhi. Chi sei? Mi chiamo Emma. Sono un cerusico e servo il mio signore. Quale signore? Perdonami, ma non posso svelare la sua identità per la sua sicurezza. Ma il mio signore mi ha ordinato espressamente di darti ogni aiuto possibile. Un po' sospetto. Non ti chiedo di fidarti di me, ma obbedirò agli ordini del mio signore. La tua fiaschetta di acqua medicinale, in origine l'ho realizzata io. Sono un cerusico e in quanto tale ti aiuterò. Hai realizzato tu questa fiaschetta? Sì. C'è di fregatura. Era per Lord Kuro, ma pare che l'abbia affidata a te. Senz'altro l'avrai notato, ma le acque medicinali di questa fiaschetta sorgono dal nulla. Anche dopo averla svuotata, sarà nuovamente piena dopo un breve riposo. Sì. Esiste un modo per migliorarlo. Portami dei semi di zucca. Semi di zucca? Sì. Dai semi di zucca si ricavano acque medicinali. Se aggiungo questi semi, la quantità di... Se ne trovi, portameli. Va bene. Minchia, c'era una confezione in cucina, te la porto. Ho una cosa da farti. Di che si tratta? Per favore, mostrami il tuo. Cosa? Sì, questo marchio mi piace aggiungere i semini all'insalata. L'hai dalla nascita? No. Allora vuol dire che compare su chi ha ricevuto il retaggio. Semi di zucca, semi di lino... Hai finito? E altri semi. Sì, qua sono buonissimi nell'insalata. Sono stata scortese. Addio. Allora. Diventerò immortale. Ho trovato uno strumento shinobi? Sì. Prima ho detto che però provo ad accoltellarmi per vedere se trovi strumenti da shinobi al tuo braccio. Potrai cambiarne la scudi resistenti? Lascerò un biglietto con scritto se non risuscito è colpa di gatto. Nemici agili? Aggiungere altri dispositivi ti darà più modi per uccidere i nemici. Se c'è qualcosa da uccidere, c'è un modo giusto per farlo. Non c'è altro da dire. Vedo che conosci molto bene la protesi. Farei meglio a calmarmi. Più parlo di spargimenti di sangue, più le mie sculture si fanno demoniache. Dammi qua. Te lo monto io. Montami, senpai. Ti ho posseduto. Qualunque cosa io faccia, ogni Buddha che scolpisco è un'incarnazione dell'ira. Tale è il destino di coloro verso i quali abbiamo un debito karmico. Capirai quando proverai a scolpirne uno tu. Dunque, ti serve qualcosa? Sì, ecco. Costruire statuina. Vedi quel Buddha dal volto gentile? Non farci niente di strano. Cosa vuol dire? Vedi il Buddha gentile, non farci nulla di strano, pervertito che lo sei altro. Non le puoi distruggere quelle cose. Falsa.
sarà l'ultimo, penso. Questo vado in ordine per... Non è neanche ricolto la ricompensa. C'era un bottino a terra. Alle porte. Scendi. Hai visto la palla? Vai giù. Ah no, la lanterna! Fido. Un gatto. Puoi mangiare almeno. Tipo come sta facendo il galletto della situazione. Vedo un bossino. Lupo fedele, prendi il mio sangue e vivrai ancora. Non so, mi sapeva di abbraccio quel tipo. Forse più tre item a destra, con la croce. Lo sai che dovrei giocarci molto spesso, vero? È troppo soddisfacente sentirti arrabbiato. Esatto. Ciao.
sei sempre tutto tranquillo e pacato, poi arriva Dark Soul e Sekiro tutto esplode. Che cosa tenera. Perché devi sconfiggere e distruggere lo scudo. Cos'è il simbolo che ti compare sul resto? Il simbolo rosso. E se è solo inizio gioco. Quanto sta implodendo? Ci si pena. Povero sonetto. Thank you.
No, di nuovo. Stavi tenendo premuto un pulsante. E devi disattivare il coso da Windows. Cioè, è una cosa che puoi disattivare, sennò se ti comprerà sempre. Da dove? Ah, ma da qui, dici? Dunque, sei sveglio? Sembra che il fato non ti voglia ancora morto. Cosa non va? Oh, mal del drago. La stagnazione trabocca e si diffonde. Una malattia che col tempo porta alla morte. Di cosa parli? Non preoccuparti. Cioè, nel senso, più muori e più loro muoiono. È difficile. Chiedi a Emma di tutto il resto. Sì. Hai un po', c'è un po' di vite sulle tue spalle. Rip. Vedo male. Quello è vero. Però se non riesci a battere un bossino così, come farai per andare avanti? Per il principio, Gab, ormai ti conosco. Magari puoi tornare in alto, riprovarci. No, cara. Di nuovo. Thank you.
forse ha trovato una tecnica. E fortunatamente gli si è tolto una barra. E sei a meno di metà. E il suo scudo non scende, quindi più lo colpisci. L'orgoglio brucia. Ma poi all'inizio proprio. Vedrei i samurai come delle bestemmie. Sporchi asiatici. Devi rifare il boss adesso. Ma ti davo i semi. Ti davo i semi di zucca, però sono importanti. Andiamo da Emma. Perché proprio Kirito tra tutti noi? Hai incontrato lo scultore di recente? Sì, mostra. So solo quello che Dogen mi ha detto tempo fa. Il retaggio del drago conferisce il potere della risurrezione, ma non è un potere qualsiasi. L'uso ripetuto porta alla stagnazione, che prima o poi raggiunge il punto in cui trabocca. Questo fa ammalare chi non possiede il potere. Lo chiamano mal del drago. Sapeva moltissimo a riguardo. Ma anche così non è riuscito a trovare una cura. Perdonami. C'è un modo per curare questo mal del drago? Non saprei. Ma deve essere fermato. Non ne sono certa. Ma innanzitutto devo studiare le ricerche del mio mentore per cercare un modo. Grazie. Quelli sono semi di zucca? Sì. Portali qui. Pianta i semi nella fiaschetta. Ah. Perfetto. Ora il volume delle acque medicinali nella fiaschetta crescerà. Che strana. È strana? Non mi offendo per un commento del genere. Strana o no? Bastava buttarmi dentro la fiaschetta. Così mi ha insegnato il mio mentore Dogen. Vedo. È d'acqua raggiungia. Dovrei riuscire ad aumentare ancora la quantità di acque medicinali. Cioè. Addio.
Non so ancora mettere in ammollo i miei, vediamo che succede. Domani ti faccio sapere. Mi sei mai detto che lo trovi nel reparto segreti? Aspetta, volevi chiedere una cosa a Emma, devono essere sbucciati o con la buccia? Io li ho sbucciati, non vorrei che influisse sull'elisir. Diamine. Quella che poi ingoia ti rimane bloccata nello stomaco. Ma la zucca è buonissima, non so. Ti conviene. Io ci faccio gli gnocchi con la zucca. Sì, dovresti andare un po'. Vabbè, sono asiatici, nel senso. In realtà è tutto il contrario. ma c'hanno gli occhi, c'hanno gli occhi a mandorla, non vedono il vero. Questo va bene, come già sta razzista. Sono più incazzato. Io credo in te, nel cuore mio, la lupa, la lupa. Ma sputato per te. Divertiti con il tuo Big Brother. E poi a dormire, perché domani viene quella a farmi le unghie, devo sistemare cose. E voglio vedere le unghie poi come escono fuori. E non appena le faccio ti mando la foto, perché dovrebbe venire a luna. Sì, di notte. Tipo suona. Sta morendo la nuova testa. Solo a pensare quel che devo fare domani mi viene da spararmi in culo. Ti giuro, devo alzarmi prima. Devo finire di preparare le ultime cose, perché comunque mio fratello, il più grande, sa cucinare. Soltanto che, appunto, siccome si scoccia che ogni volta che rimangono soli a casa, è l'unico a fare qualcosa, perché l'altro è un po'... Usiamo il termine pigro. Esatto, il termine maschio. Esatto. E quindi si scorcia a fare tutto lui. Quindi mia madre ha almeno le basi di cose, anche per non fargli mangiare sempre le stesse cose. Quindi ad esempio gli abbiamo preparato la parmigiana per... No, la lasagna per un giorno. E le
le verdure grigliate per un altro, che appunto le, quelle con la procedura lunga, e poi quando c'è da fare pasta e cose così se le fanno da soli. L'abbiamo fatto tutto oggi, però domani devo farmi tutta, cioè devo farmi la ceretta, le gambe, devo farmi i baffetti. Che non ti fai la ceretta alle gambe? Ma perché devi soffrire per niente? Perché c'ho i peli scuri e si vedono. Anch'io, ma vado di rasoio, piuttosto me lo passo ogni giorno. Ho capito, ma mi scoccia stare ogni giorno a passarmelo. No, i baffetti me li faccio. Esatto. Tu sei l'esatto contrario, Maggie. La ceretta con le gambe, il rasoio e i baffetti. No, non devo farmi i baffetti col rasoio. Ma stiamo scherzando, dai. Non so perché avevo capito che li facevi col rasoio. Sì, faccio la parte. No, guarda, una volta si facevano col rasoio, poi sono uscite fuori le cerettine per il viso. No, io faccio con la crema epilatoria perché appunto non mi fa male, così così e tac. Poi a me io ceretta la faccio solo sul viso. Solo? Sul viso. Più che altro io volevo farmela, cioè avevo intenzione mesi fa di iniziare a farla a linguine, soltanto che ho detto no. La metta in scudo. Va bene, va bene anche la crema depilatoria lì. È anche meglio, così non rischi di farti male. Madonna, una volta mi sono fatto un taglietto. Porca puttana. Tu non sai quanto io stavo bestemmiando. Perché poi mi bruciava. Ho provato a mettere l'acqua e sembrava peggio. Ho provato a mettere pomata, perché alla fine non era proprio lì, era proprio la parte di sopra. E quindi, ok, tu dici ok, però ha fatto comunque male. E quindi ci ho messo la pomata, niente, bruciava dopo un po' smas. Guarda, io una volta mi sto facendo la doccia, usavo sempre il rasoio quelli a due lame del cazzo. Mi stavo depilando le gambe. Ho sentito forte. Mi sono bloccata per un attimo. Ho detto, questo rumore non mi piace. Ho guardato verso il basso. C'era un tag profondo enorme sul tallone. Oh mio Dio. Sanguinava e non passava. Per mezz'ora ha continuato a sanguinare tantissimo. Anche a me è successo una cosa del genere una volta. Infatti io ho ancora la cicatrice sulla caviglia. Anch'io. Esatto. Io ho la cicatrice sulla caviglia perché praticamente non è che mi fece soltanto il taglietto, se ne levò la pelle, cioè se ne venne la pelle. Esatto, c'era tutto il pezzo di pelle. Enorme. Esatto, incastrato nella lametta e c'era lì il pezzo che sanguinava io. Esatto. Poi io che soffro per queste cose, soffro per il sangue e tutto quanto, stavo soffrendo. Io ti giuro che stavo soffrendo sia proprio di dolore che a guardarlo perché vedevo sto sangue sgorgare, quindi... Oh mio Dio, sono uscita dalla doccia. Ed ero tipo... Oh mio Dio, che cosa devo fare? Infatti da allora non l'ho più... Da allora le ho comprate a 3-4 lame. Mi è venuto il trauma di quella due lame. Ma il fatto è che sai qual è il problema pure? È che io dico, vabbè, i peli me li faccio in doccia perché ci metto meno tempo. Faccio più veloce. Ed è anche un ragionamento corretto. Soltanto che non lo è se tu porti gli occhiali. Quindi in doccia non è che puoi portarti gli occhiali, perché uno si bagnano, si appannano, due che cazzo ci fai con gli occhiali in doccia, è strambo e basta. Quindi vai senza, te li fai alla cieca soltanto sentendo col tatto, appunto con la mano, però appunto io non vedevo un cazzo e quindi ho sentito soltanto un bruciore proprio enorme, mi guardo e in mezzo a tutta la nube di calore mi vedo il rosso che sgorga, tipo... Io allora il dolore non l'ho sentito, è stato solo questo rumore, tipo... E la sensazione di qualcosa incastrato nel rasoio. Madonna santa. Panico. Perché poi, ti giuro, a culo io non mi sono presa la vena. Era proprio vicino alla vena che mi ero presa. E quindi io ero ancora più impanicata, tipo, mio Dio, Gesù, stavo per fare Anna Baker. Involontariamente
Ti giuro, da allora, quell'anno lì non ho toccato un rasoio, sono rimasta pelosa come una scimmia. Culo. No, io ti giuro, da allora. Esatto. Mi faccio un problema, ti faccio schifo. Non rispondo. Sei un superficiale di merda, Gab. Allora, ammetto che comunque i peli, comunque da vedere, ok che non sono una visione, ok, però li accetti. Però al tatto, madonna, se sono carta vetrata, quindi capisco che gli manca. Però in inverno tengono caldo. E sai qual è la cosa positiva? Che quando ti rilasci crescere durante l'inverno e poi i depili, ti vedi le gambe più magre, dici, oh, guarda. L'unica cosa però è che quando ti togli tipo i pantaloni magari che hai usato per uscire, oppure il pigiama per mettere l'altro, insomma, oppure l'inverso. Quindi che ti togli il pigiama per mettere le cose per uscire. Tipo tu ti giri per la stanza e ti senti come un rotellone dell'autolavaggio con tutti i peli. Quando metti leggings che vedi tutti i peli che ti... Gab, io ti piacerei anche pelosa. Perché ridi? Allora, dai leggings no, dalle calze. Non ti piacciono i cactus? Sono teneri, appena sono morbidi. Ma infatti io non ho più preso calzamaglio perché mi Se non scherzate, perché voi maschi potete stare pelazzosi quanto volete, sarebbe Fatti. Una gran rottura di cazzo, non è giusto. Sì. Scusami, Sanetto. Cosa penseresti se tu uscissi con una ragazza con i peli sulle gambe e i peli sulle scelle? Io voglio vedere se sei sul punto di scopare. Tipo, lei si toglie le calze o i pantaloni e vedi sto rotellone dell'auto. Sono perduta, sempre piaciuta. Mi è piaciuta, Gab, rimane ancora. Ma pensateci bene, perché le donne devono essere depilate, maschino? Perché cioè... I maschi invece non devono sembrare gay. Eh sì, ma perché i peli dovrebbero essere una cosa rozza? Dipende da che punto, in che punto si trovano. Cioè, nel senso, è una cosa che è comunque imposta dalla società. Ma ci depiliamo voi... perché voi ci volete depilate. Esatto, perché voi... Cioè, i maschi schifano le ragazze con i peli, per dire. Io stavo... ti ricordi con Occoppetta, Gab? Praticamente mi aveva raccontato di questa esperienza di una sua ex, che praticamente lui stava sempre, appunto, mangiando la coppetta, soltanto che questa qui non si era fatta i peli. Non penso che ci fosse capito. Penso che non, poi con me non ci credo sia bisogno di censurare. Mi imbarazzo a dirlo, non lo dirò. Sei tu quella da proteggere. Vagina, ok, abbiamo capito. Sì, sesso orale. Esatto, stavo facendo sesso orale a sta tizia che non si era depilata. Ha detto, è stata una delle peggiori esperienze della mia vita, per questo almeno lì io penso che ci si debba depilare, non dico tantissimo, se ci sono i pelini di, tipo di qualche millimetro, ok, ma non quelli lunghi, perché non puoi avere le treccine lì sotto e dire fammi il rapporto orale, cioè cazzo, tu mi ceffoni in faccia e basta, puttana. Effettivamente, diciamo che quando comunque hai una vita sessuale attiva
bene piuttosto anche per un fattore igienico, comunque può dare un po' fastidio, insomma ci sta, ci sta. Anche se farsi i peli poco prima del ciclo è un suicidio perché l'assorbente ti irrita la pelle in una maniera pazzesca. Ti giuro, un Quello suicidio. sì, però al tempo stesso mi sento molto più pulita io da depurata Sì, quando questo sì, decido. soltanto che mi urta il fatto che alla giuntura fra la coscia, appunto, l'inguine, io mi ritrovo, cioè praticamente mi ritrovo le amigdale lì. E poi magari ti stanno crescendo i peletti che sono magari duretti, ti si incastrano le puntine dell'assorbente. Esatto, e te li tira, te li strappa e fa... Sonetto, 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 ti possiamo mettere un assorbente? No, Gab, ti giuro. Come quel mio No, amico ti do il mio lì. assorbente, così avrai una parte di me dentro di te. Vuoi qualcosa? Sonetto. Gab, ringrazia che non è il Tampax usato, perché altrimenti te lo dovevi ficcare nel culo pure Io... pieno di mestro. Che schifo. Ora è anche meglio, ora hanno inventato la coppetta vaginale. Cioè, ti posso dare direttamente una coppa. Piena del mio essere, Gab. Questo è il mio sangue offerto per te. Ma il fatto che un mio amico, c'era un mio amico alle medie, anzi no, una mia amica alle medie che appunto, siccome doveva venirle il ciclo, si era portata l'assorbente, soltanto che lei era uscito dalla confezione, praticamente le era caduto dal borsellino, non so come, però era successo. E praticamente un tizio l'aveva trovato, ha chiamato la professoressa, che schifo c'è un assorbente a terra, la professoressa pensava che fosse uno scherzo, ha detto di chi è? E poi ha detto... no, in realtà era pulito, ha detto la tizia, è andata vicino, ha detto no, scusi, prof, mi è caduto. E comunque poi la professoressa ha detto, e comunque non è che è sporco, smettila di fare la femminuccia. Cioè non è che c'è da essere schifati per un assorbente. Ma davvero, cioè. Ma il fatto è che poi... No, lo Ma so. infatti è una cosa Ma non è naturalissima, cioè. finita qui, perché poi ha detto che poi la professoressa ha detto che appunto, cioè, si vede se è sporco, non c'è il rosso. E questo qui dice, ma non si vede se c'è il giallo. Io mi giro e dico, ma tu che cazzo pensi che facciamo sull'assorbente, che è il pannolino? E lui, forse. E io, Madonna, se sei ignorante. E la professoressa... Ma la professoressa, diciamo che mi ha dato ragione, però prima mi ha guardato male perché ho detto, cazzo, io scusi, prof, mi Perché mi è uscita proprio da... Me l'ha tirata con le pinze. Ma tu che cazzo pensi che ci facciamo con l'assorbente? Cioè, questo che pensava che noi ci pisciassimo pure dentro. Poi è pazzesco, comunque le perdite anche i maschi ne hanno, cioè non hanno il ciclo, però le piccole perdite ce l'hanno pure i maschi, è una cosa Questa cosa non la normalissima. sapevo. Certo, ci sono anche assorbenti per uomini, eh. Davvero? Sì, perché sì, ma nel senso, anche tra le ragazze, ci sono ragazze che comunque magari durante il mese, anche quando non hanno il ciclo, tendono ad avere delle piccole perdite bianche. Sì. E quindi magari usano l'assorbente, e per questo stesso vale per i maschi, sono maschi che non hanno problemi, e maschi che comunque magari soffrono di piccole perdite, magari vai, ti puoi Ah, mi salva infastidire, ci sono subito. gli assorbenti apposta, non c'è niente di cui vergognarsi, è la natura. Comunque una cosa te la dico, Isa. Io non uso i salvaslip perché dico, se uso pure i salvaslip, praticamente io non mi tolgo mai la sensazione dell'assorbente. Quindi io in quel periodo mi cambio le mutande anche 2 volte al giorno, non me ne frega un cazzo, ma sto senza salvaslip perché mi urta proprio. Già l'assorbente Io mi dà fastidio. in questo momento mi sono depilata là sotto, quindi sai, ma se li non li uso per ovvie ragioni. No, ma questo, cioè, manco io. Tranquilla, siamo in 2. Io là Gab, tu sotto puoi mi eliminare depilo l'aria. solo in estate e Tu quando puoi esco eliminare l'aria. con No, amici, non siamo depilati. lui.
Non hai risposto alla domanda comunque, Gab, vedi che sei cattivo. Cioè, ti piacerei anche se fossi peluso. È vero, la domanda è ti piacerei a prescindere. Allora, Isa, facciamo sto patto. Quando sappiamo che dobbiamo incontrare Gab, non ci facciamo i peli per settimane, andiamo con i rotelloni dell'auto lavaggio, vediamo se apprezza veramente. E facciamo un bel alto al sudore. Ma c'è... Come la Gerta. Quindi la tua era una bugia. Ma poi antigenico a merda perché sudi di più e poi c'hai la cipolla sotto la scena. Ma sai cosa? Mi fa schifo. Cioè, magari in inverno non me le faccio neanche la shell. Le calze, cose così. Oppure le gonne basta, perché io le calze d'inverno le porto veramente raramente. Forse le parigine basta. Quindi, sento che porto comunque gonne, cose così. Mi capita di farmi i peli perché altrimenti si vedono e quindi logicamente devo. Ma poi anche perché mi dà fastidio. E quindi rip. Poi me li faccio sempre con la lametta, soltanto che siccome mi durano poco e niente, sta cosa mi urta da morire. Ho sperimentato la ceretta, infatti me lo sono fatta su un punto della gamba. Infatti io ho la gamba destra con un punto con la ceretta fatta e l'altro no. È perché appunto devo fare le prove. E l'ho fatto 2 settimane fa. E i peli sono cortissimi in quel punto, quindi ho trovato la soluzione, mi faccio la ceretta. In modo che... Vabbè, le mie gambe sono enormi, fare la ceretta sarebbe controproducente. Ma dai... È vero, c'ho tipo il triplo dello spazio, quindi il triplo del dolore, questo è fuori. Ti possiamo fare la ceretta? No dai, povero, io ho una domanda per Gab. Dai! Ti sei mai spuntato i peli al linguine con le forbicine? Ah, meno male. Oh. Esatto, ora puoi provare un minimo di quello che noi proviamo ogni mese con la sorpresa. Ma poi oltre a quello penso quindi che letteralmente delle palle, almeno così mi hanno detto. No, niente, non ripeto niente. Mi hanno detto che vi sudano anche le palle, quindi danno pure fastidio per quello. Beh, pure la figa suda, quindi. Cioè, che mi faccia ridere così tanto che io non riesco più a prenderla sul serio questa cosa. No, lo so, ci mancherebbe altro. Ma non ce l'abbiamo manco noi, figurati. Te la faccio io la ceretta. Dipende. Quindi ti depili il petto? Sì. Esatto. Ma dici per uomini? Poi ci sono alcuni che c'hanno i peli sui capezzoli, Ma io ne ho tipo, ho 1 o 2 peletti in realtà, cioè non si notano neanche, però... Io in realtà c'ho la peluria quella lì che si trova su tutta la pelle, sul petto e la schiena, quindi cosa normale che manco si vede. Ah, la peluretta con la morbidina. Esatto. Beh, sì. No, per fortuna anche i miei fratelli sono usciti così, senza peli né sul petto né sulla schiena. Cioè, ne hanno pochi sul petto, ma sulla schiena un cazzo. Ma in realtà i peli dei maschi non interessano per niente. Allora, a me i peli non interessano, però se sei un cazzo di orso grizzly, insomma, no, allora, a me non interessa per niente.
però se vuoi che io mi depili e faccia la figa, come minimo dovresti farlo anche tu. Esatto. Perché se io voglio fare bella per te, esatto, è giusto che anche tu magari ti prendi cura di te per farti bello per me, anche se comunque a me non frega un cazzo in realtà dei peli, però nel senso... Ecco, una cosa che non mi piace nei ragazzi è che, allora, non vi dovete fare le sopracciglia, però se vi fate crescere quel monociglio in mezzo, madonna santa quanto è odioso. Ti posso fare le sopracciglia? No? Io a mio fratello le faccio. Io anche. Esatto, infatti mio fratello si fa quello. No, solo fare la parte centrale, le... Sono solo da definire nient'altro. Io sai che cosa faccio con le pinzette? La parte centrale e giusto i lati, magari quei pelletti che stanno al di fuori della linea e che quindi sembrano disordinati. Io tolgo quelli a mio fratello. Infatti, tipo, ogni volta che mi chiede il favore, poi dopo mi dice grazie perché non li faccio neanche male. Io ho un che tenero. Madonna santa, ma manco per le ragazze quello. Dipende da ragazze. Cosa ti mette per Alida Cappiano? Perché io mi sa che le ho da Alida Cappiano. Quelle lì... Ah, ma tu dici quelle tipo quelle sottili, tipo sì. 90, quelle brutte. Sì. Ah, e quello no, con la punta strana che se ne vanno verso in giù, appunto come l'ala di un gabbiano, appunto. Sono orribili, cioè. Mi sa che hai appena detto, gatto? No, aspetta, devo vedere le selfie da cartina, fottiti, Gab. Cioè, devi guardare una foto più bella. Tutte le tue foto sono belle. Oh, wow. Minchia, sono le due, mi devo svegliarle sempre. Madonna, io dovevo pure andare e poi ci siamo fermati qui a ridere, scherzo. È tutto colpa di Soretto che non mi vuole. Rip per il pezzo di Everybody's Gone to the Raptor, ma ne faremo a meno. Vabbè, l'importante è che la nostra... Salute. Non lo so, vabbè, per il momento sai che puoi fare al massimo? Metti la live. Ma non sono in culo a nessuno il video.